tutti e ringrazio la carta stampata, le televisioni, tutti gli astanti presenti qui per la cittadina. Oggi diciamo è un giorno particolare, ieri è finito Grande Spade 2, la seconda edizione, che ha dimostrato di avere avuto una grande attrattiva, una grande veramente risonanza sulla nostra popolazione, non soltanto grossetana ma anche al di fuori di Grosseto. Tanti sono stati confluiti che hanno goduto degli spettacoli di Ruggeri, di Ruffini, di Alisa e ieri sera di Dario Valentini. Io faccio grandissimi complimenti di nuovo ancora una volta a Riccardo Regalo, all'assessore, a tutti i collaboratori, all'agenzia Marte e insomma a tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno meraviglioso che migliora addirittura la precedente annata. E sulla scia di questo, in aggiunta a tutto ciò di cui parleremo, e per cui io cercherò di essere sintetico perché mi piacerebbe che parlassero proprio gli attori, i creatori, gli ideatori e quelli che sono poi quelli che mettono in pratica tutte queste grandi manifestazioni che sono in procinto di essere fatte a Marina di Grosseto, dal proprio Marina di Grosseto, insieme all'amministrazione e ad altre sinergie, ci tengo a dire che sulla scia appunto entusiastica di Grande Estate 2 partirà la prima edizione di Grande Estate a Marina di Grosseto. E questo vi dico che è frutto della sensibilità assessorile di Riccardo Negale, che nel momento in cui lanciavamo Grande Estate 2 abbiamo ricevuto sui social tantissimi messaggi di lamentazione perché Marina apparentemente veniva esclusa. Bene, insieme alla Giunta, insieme a tutti i miei assessori, siamo riusciti a ottenere un finanziamento discreto, importante, non facile perché vi assicuro che è molto difficile amministrare, ma non sono qui per dire questo. E quindi abbiamo potuto ideare in tempi brevissimi e abbinare all'incredibile lavoro già fatto dal prologo di Marina Principina anche Grande Estate a Marina di Grosseto. E quindi sulla scia del grande successo di Grande Estate 2 lanciamo Grande Estate a Marina di Grosseto. Accanto a questo la prologo delle due località balneari grossetane, che è presieduta dall'amica carissima che oggi non è potuta essere qui presente per motivi lavorativi, Loretta Tesima, ben rappresentata. Con quest'anno, in collaborazione con il Comune, presenta un programma molto articolato che, pensate, comprende ben 50 eventi che si snoderanno fino al 15 di settembre. 50 eventi. Molto spesso io sento dire, ma Marina non fate niente, la Marina la dimenticate. 50 eventi. Non si fanno 50 eventi a Grosseto, si fanno però 50 eventi con la prologo a Marina di Grosseto. Questo vuole forse sottolineato e ben chiarito. Ringrazio anche i miei assessori, l'assessore d'ambiente Lanelli, l'assessore sociale Minozzi, che sono qui presenti, e ovviamente, last but not least, la prologo di Marina di Grosseto e di Principina. Detto questo, io passo subito la parola al mio assessore Minale, appunto per una sua piccola riflessione, ringraziandolo ancora una volta per la grande capacità che ha avuto come assessore al turismo di portare un evento che rimarrà nella storia di Grosseto. Complimenti. Grazie, sindaco.